Hellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. In molti mi hanno chiesto rune dritte, rune rovescio, devo tenerne conto, cosa significano, è importante, è per una divinazione? Ed eccomi qui, giusta pronta per aiutarti a fare il punto della situazione e risolvere questo problemino che anch'io all'inizio mi sono detta: ma quindi cosa devo fare? C'è qualcosa che non mi cosa. E credo che questo video possa esserti utile per risolvere questo tuo problema. Esistono due tipi di pensiero per affrontare una divinazione con le rune. Il primo, che fa affidamento a questo dritto e rovescio delle rune, e il secondo, che non tiene caso a questa variante che può capitarti durante una divinazione. Ma cosa significa il dritto e rovescio delle rune? Per dritto si intende una runa il cui significato è positivo, esattamente come nei tarocchi, mentre il rovescio si intende una runa che ti è capitata al contrario e il cui significato, anziché essere positivo, è negativo, quindi nefasto. Per esempio, la runa Uruz al dritto significa valore, coraggio, audacia, vitalità, forza, azione, mentre capovolta può significare durezza, instabilità, insidie, sfide. Mentre il secondo metodo, quello che solitamente utilizzo io e che quindi non prevede la considerazione del dritto e del rovescio, per esempio prendiamo anche in questo caso come riferimento la runa Uruz. La runa Uruz ha sia al suo interno il significato positivo che negativo, ma in questo caso non facciamo distinzioni dal modo in cui è uscita, ma semplicemente ci facciamo guidare dall'intuito per vedere che messaggio ci vuole comunicare. Quindi, se la runa Uruz significa vitalità, furore, il rischio di cadute per chi esagera, e coraggio e quant'altro, vediamo il quadro generale che ci è uscito, vediamo i significati di ciascuna runa nella loro totalità e vediamo il messaggio che ci nasce dal nostro intuito, che ci nasce dal nostro profondo. Può capitare comunque che delle rune ti capitino dalla parte in cui non vi è il simbolo. Non c'è da preoccuparsi, perché semplicemente se stai facendo una divinazione classica ti basta soltanto capovolgerla e mostrare il simbolo. E lì bisogna vedere se preferisci utilizzare il metodo del dritto e rovescio o se preferisci utilizzare il secondo metodo. E semplicemente la capovolgi in senso orizzontale, così l'immagine non c'è rischio che venga capovolta per mano tua. Se invece è una divinazione il cui responso deve essere sì o no, e quindi ti occorrono tre rune, il fatto che una o due escano capovolte o tutte e tre capovolte e che quindi non ti mostrano il simbolo può significare il sì quando vedi tutti i segni, il no quando sono tutte e tre capovolte quindi non mostrano i segni, e l'incerto, il forse, quando hai due capovolte e uno è un segno. Ma quindi come capire se utilizzare il dritto e il rovescio in una divinazione oppure no? Semplicemente quello che ti consiglio di fare è provare entrambi i metodi molte volte e vedere quello che ti viene più semplice, quello con cui ti trovi più comodo tu. Io principalmente utilizzo il secondo metodo, non sto a contare il dritto e il rovescio,
perché mi trovo molto meglio e soprattutto ti aiuta a sviluppare il tuo intuito, perché principalmente ti basi su quello, ti lasci guidare appunto dall'intuito e non tanto dalla posizione delle rune che ti sono capitate, e quindi a parer mio non tanto dalla casualità, ma principalmente ti lasci guidare da quello che ti suggeriscono il tuo intuito, le forze divine, come lo vuoi mettere tu. Ti suggerisco quindi di fare diverse prove e vedere quelle che ti vengono meglio, quelle con cui ti senti più sicuro. Magari puoi anche profetizzare a un amico e gli dici: sto imparando, non è che mi fai da cavia, per vedere in quale mi posso trovare meglio. Ma entrambi i casi vanno tutti bene, perché comunque il dritto e il rovescio serve soltanto per rendere più facile la suddivisione dei vari significati che hanno le rune, quindi il dritto, i significati positivi che ha una runa, e il rovescio, i significati negativi che ha la runa. Ma nel caso in cui tu faccia riferimento al dritto e il rovescio, devi tenere conto che ci sono diverse rune che non vengono lette in dritto e rovescio, perché il simbolo si mantiene sempre uguale, come per esempio la runa Isa su Willow, Jebo, Eywatz e, se non sbaglio, la runa Gera. Comunque, sta a te decidere che metodo utilizzare, fai molte prove e solo allora potrai capire quale dei due metodi fa per te e quindi come è meglio fare le divinazioni. Io, nel metodo che ho sempre utilizzato io, nessuno si è mai lamentato, anzi sono stati abbastanza soddisfatti tutti quanti quelli che hanno richiesto una divinazione da me, e quindi vanno bene entrambi i metodi. E con questo è tutto, spero che questo video sia stato chiaro. In caso non farti problemi a lasciare un commento sotto, ovviamente fammi sapere cosa ne pensi, e se hai altre domande non farti problemi a scrivere un commento sotto. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed epica giornata. Ciao Mellon, e grazie di essere stato con me anche oggi.